nel passare degli anni come è tornata questa vicenda di interessarla? C'è stato un momento decisivo in cui il mio punto di vista su Craxi ha cominciato a cambiare ed è stato il momento della morte di Craxi. Io mi trovavo a Roma nell'ufficio di un'associazione di sinistra e mentre ero lì entrò un giovane che disse a uno degli impiegati di questa associazione, disse Craxi è morto, andiamo a brindare. Ecco, in quel momento dentro di me scattò qualcosa, cioè il fatto che un rappresentante della mia parte politica potesse gioire della morte di qualcuno mi sembrò un'enormità. Nel corso degli anni quest'idea tornava, sentivo che era un tasto dolente della mia storia personale, ma soprattutto della storia della sinistra italiana e della nostra storia nazionale. Poi nel 2003 lessi quella meravigliosa inchiesta di Mattia Feltri che si chiamava Mattia nel terrore, un'inchiesta che Mattia Feltri realizzò per il Foglio, in cui lui rileggeva in modo critico le vicende, gli anni di Mani Pulite, e a quel punto ricominciai ad appassionarmi alla vicenda. E un altro tassello chiave per la maturazione delle mie idee, della mia visione, che poi ho cercato di estrinsecare in questo spettacolo, è stato la lettura di un libro di Giovanni Fasanella, un libro intervista al senatore Giovanni Pellegrino che si chiama La guerra civile, un libro bellissimo, un libro importante. Questi tre tasselli hanno fatto sì che io col tempo maturassi l'idea di fare questo spettacolo. Decisivo poi è stato appunto l'apporto di Mattia Feltri a livello operativo, perché Mattia Feltri è stato il consulente storico del mio dramma e mi ha molto aiutato a non solo a rileggere bene la figura di Craxi, ma anche a contestualizzarla nell'ambito di quegli anni drammatici, anni che a ripensarli oggi destano anche una certa inquietudine. In che senso? Nel senso che ci fu una specie di impazzimento collettivo, nel senso che si perse il senso della misura, nel senso che non fummo giusti nei confronti di tante persone che meritavano, secondo me, un giudizio più equilibrato e anche più generoso. E perché la scelta di un testo teatrale? La figura di Bettino Craxi è un personaggio drammatico, si presta per la sua vicenda? Beh, il personaggio di Craxi è un personaggio, cioè la vicenda di Craxi, la figura del re in esilio, diciamo così, è sicuramente una figura shakespeariana e drammaturgicamente interessante. E in più penso che il teatro sia nella nostra epoca abbia un ruolo, possa avere, forse debba avere un ruolo chiave a livello di sensibilizzazione, a livello di riflessione, a livello dell'opinione pubblica e soprattutto di rito collettivo, cioè il gesto teatrale di tornare ad ascoltare quelle che erano le ragioni di Craxi e il gesto teatrale di fare autocritica si prestano, secondo me, si prestano molto bene alla scena teatrale. Il testo non dà l'impressione di essere celebrativo della figura di Craxi, ma anzi lui stesso nella rappresentazione espone le luci e le ombre, insomma è una persona o un personaggio che dubita, che si pone delle domande, e questo è l'aspetto che le piaceva evidenziare, che rappresenta anche il suo di percorso politico. Non ero craxiano e non sono diventato craxiano. E ho pensato a un certo punto che bisognasse però dare e riconoscere a Craxi le sue ragioni, innanzitutto bisognasse ascoltarle, perché all'epoca in quel momento non furono ascoltate, cioè c'era un pregiudizio talmente gigantesco per cui qualsiasi cosa lui dicesse non aveva valore, nessuno l'ascoltava. Quindi penso che Craxi aveva molte ragioni
che queste ragioni andassero ascoltate e andassero riconsiderate, rilette, riviste, fermo restando il punto di vista diverso, il punto di vista di partenza diverso politicamente. Io faccio parte, diciamo, della sinistra cosiddetta massimalista, Craxi era un riformista, però il giudizio che avevamo dato tutti, la sinistra massimalista, gli italiani tutti, il giudizio che avevamo dato, l'idea che ci avevamo fatta di Craxi era un'idea assolutamente sbagliata. Lo spettacolo ha debuttato a Roma il 25 novembre del 2008, sono state fatte già delle repliche e ce ne sono altre in programmazione. Come è stato accolto fino adesso lo spettacolo? Bene, è stato accolto anche per fortuna meglio di quanto temessimo, nel senso che non ci sono state reazioni sconsiderate da parte del pubblico. Temevate le monetine? Diciamo, il pubblico non ha avuto una reazione negativa, anche nella parte, anche quelli di sinistra, della sinistra massimalista, eccetera, eccetera, hanno ascoltato comunque con una certa attenzione. Va detto purtroppo che lo spettacolo ha avuto più attenzione da parte della stampa e da parte del pubblico di centrodestra che non da quello di sinistra. Questa è una cosa che un po' mi amareggia e che spero che venga corretta nelle prossime repliche. A proposito dell'attenzione da parte più, diciamo, della destra politica italiana, ci sono state diverse recensioni per lo spettacolo e tra queste una di Gianni Pennacchi. Sì, Gianni Pennacchi ha avuto la bontà di fare questa meravigliosa recensione, questo meraviglioso articolo sullo spettacolo e quindi poi poco prima che ci lasciasse gli avevo chiesto se potevamo usare l'articolo come introduzione per il libretto e lui, da persona generosa qual era, ha consentito e quindi sono onorato di avere questa introduzione di Gianni Pennacchi, che era un uomo di grande intelligenza, un uomo di grande apertura, perché le persone intelligenti ragionano senza steccati ideologici, senza in modo ampio, in modo libero. E Gianni Pennacchi era un uomo libero. Grazie.